Ciao, benvenuti in una puntata di DAL. Allora, in questa puntata parleremo di il colloquio di lavoro, proposta di lavoro più assurda che vi è capitata. E queste sono quelle un po' più particolari che mi sono capitate. E me ne avete mandate molte che erano serie. Capisco che giustamente, però rovinavano un po', diciamo, la freschitude della trescianza del video. Cioè, molti mi avevano detto, tipo, che ne so, mi hanno proposto di lavorare 10 ore al giorno per 300 euro al mese, che è una realtà orribile, attuale, però, cioè, non è questo il contesto del video, ecco, diciamo, dove cercavo quelle un po' più ironiche, anche se ovviamente mi dispiace che ci sia della gente pezza di merda che proponga dei lavori simili. Fateli voi anziché rompere i coglioni alla gente, maleducated. Allora, cominciamo con proposta di lavoro ricevuta in una chat. Mi aiuteresti domani a pulire casa dietro ricompensa? Non sono qua per cercare un lavoro, come ha detto alle pulizie. Cioè, ma tu puoi cercare, ha detto alle pulizie in una chat. Vabbè. Poi abbiamo: intanto giustamente mi presento, io sono Otello Bizantini e collaboro con Amateur Porn Italian, azienda dei signori Lino Del Cocco, Maximilian Gagliotti, Giovanni Politi e Anselmo Rollini. Li trovi tra i miei amici su Facebook. Ah, ok. E mi occupo di approcciare su Facebook ed Instagram la ricerca di potenziali protagoniste per film hard amatoriali distribuiti dalla società. Ti scrivo poiché sto cercando persone rigorosamente maggiorenni. Il film si girerà ad aprile 2018, quindi è già uscito. No, ragazzi, dobbiamo cercarlo! Sarà intitolato I vizi delle donne italiane. Particolarità: si può anche girare del tutto anonima grazie a parrucca, mascherine e anche la possibilità di rendere invisibili eventuali tatuaggi e segni di riconoscimento grazie ad un particolare fondotinta a nostro uso. Un fondotinta cinese qualsiasi, immagino. Cioè, vabbè, questo è peggio del tizio che mi aveva proposto di fare Instard, ve lo ricordate, il porno con le agenti di Instagram? Chissà se sarà uscito, dobbiamo cercare. Se qualcuno l'ha trovato, mi scriva, voglio vedere quali Instagram erano accettati a sto punto. Proposta di lavoro su un gruppo Facebook. Cerco fotografo professionista, pilota di drone e DJ per un evento, possibilmente anche una persona che magari fa le tre cose. Cerco una certo, una fettazza di culo tra le tre cose che fa, non la vuoi, se la sa, va bene così, sei sicuro? Vabbè. Salve, immagino che in una realtà in cui il lavoro purtroppo viene meno, lei sarà sicuramente interessata ad accettare un lavoro presso un'azienda che si occupa di non posso dirlo, che si trova non posso dire nemmeno questo. Mi dica se è interessata all'offerta di lavoro, che poi parleremo personalmente. Ma cosa dovrei essere interessato se non hai detto un cazzo? Cioè, fantastico, la gente è veramente fantastica. Una volta ho fatto un colloquio con un'agenzia immobiliare. Arrivo e scopro che il ruolo per cui cercavano non era quello di un agente immobiliare, ma di uno che in Vespa sarebbe dovuto andare nelle agenzie della concorrenza, fingersi compratore, però poi vedere come si sarebbero mossi gli avversari. Cioè, geniale! Nella vendita per poi riportarlo al team e rubare le tecniche di vendita. In più tutto in nero e con la benzina pagata da me. Per non farci mancare nulla, il boss faceva pure il mortaccione su Facebook. No, vabbè, ma che disagio! Una volta vado a un colloquio di lavoro fissato da loro il sabato mattina presto. Vado e quello del colloquio mi mette un fascicolo davanti da compilare. Lo sfoglio e vedo che è una specie di esame di maturità. Si è giustificato dicendo che non si fidava delle scuole italiane e voleva vedere a che livello di maturità ero. L'ho riconsegnato e sono tornato a dormire. Ciao Stefi. Io gli ho detto: scusami, ma perché lavoro era? Magari, che ne so, era il lavoro di un direttore, di una cosa di un certo spessore. Il lavoro era lavorare in officina, tipo, vabbè. Lui me ne ha dette tante, si vede che gliene sono capitate tante, povera Stella. Promozioni musicali in cambio di sesso. Una volta ho suonato per una festa e mi hanno pagato in polli, un'altra volta in pizza. In pizza avrei accettato, anche in polli, se uno dei polli era nonna Adele. Ed un'altra volta con due scatole da 6 di deodorante. Ma what? Non so se sia stato peggio questo, un tizio che diceva di essere stato operato alla prostata, che dovevo mettergli una pomatina sul pene. Quando gli ho fatto notare che la prostata non è esterna, mi ha bloccato. Invece la mia è esterna, va bene. Un ragazzo mi aveva proposto di calpestarlo, voleva che gli camminassi sulla schiena con le scarpe, 50 euro l'ora, mica male. Io, dimmi che l'hai fatto, dammi il recapito, perché ci vado io. Cioè, cammino come se fosse una passerella, red carpet, guarda. Salve, cerco persona seria e onesta per ore di massaggio, sono veramente amante massaggio, non cerco altro, no, ovvio.
Cerco persona non professionista, anche inesperta, ma seria e corretta, che abbia veramente voglia di fare ore di lavoro semplice massaggio rilassante con olio 3-4 ore ogni volta, più volte a settimana. Chiedo, offro, ma le virgole! Quelle devi comprarti, le cazzo di virgole! Ogni volta, più volte a settimana, chiedo, offro massima serietà, fare massaggio, un lavoro come un altro, importante fiducia e rispetto reciproco. È certo, un lavoro come un altro, chiedono in chat, che poi vuoi l'happy ending, stella, ma vaffanculo, va. Allora, qualche anno fa lavoravo per una ditta di cinesi, facevo l'impiegata amministrativa. A fine contratto mi avrebbero licenziata per mancanza di lavoro, così il mio capo, siccome dice non voleva perdermi perché ero brava e carina. E carina? In base alla carinitudine non si licenziano le persone. Mi ha proposto di andare in questa sua nuova ditta, dove mi sarei dovuto occupare di intrattenere piacevolmente dei clienti cinesi con i big money. Ovviamente ho rifiutato. Ti consiglio di aprire una nuova categoria chiamandola Le Gioie di Noemi. Vabbè, ho detto il tuo nome, ma quanti Noemi ci sono nel globo? Infinite. Cerco finta moglie per liberarmi da fidanzata appiccicosa. Sei un genio, Jenny Riccardi, posso dirlo perché tanto l'hai messo pubblico. Colloquio di lavoro a Vienna. Buongiorno, mi dica lei come mai è venuto qua? Sa parlare in tedesco? Io rispondo, abbastanza. Mi fa una domanda in tedesco. Non capisco una ciol. Ah, bene. Non è più a fuoco? Ok. Chiedo di ripetere. Mi dice, non ripeto. Bene, buona giornata, abbiamo finito. Io faccio, vaffanculo, stronzo. Lui mi fa, cosa? E io, non lo ripeto, buona giornata. Magari era una barzelletta di Pippo Franco. Minchioni mangia crauti, però mi è piaciuta. Hashtag minchioni mangia crauti. Ciao Stefi, credo sia anonimo. Sì. Più che proposta di lavoro, dopo aver accettato un lavoro per un'associazione, mi hanno quasi imposto di raccogliere con le mani, senza guanti, spazzatura. Fra cui c'erano preservativi usati e fazzoletti sporchi di sangue. Fuori al cancello di entrata principale. Ovviamente non l'ho fatto, ma mi farà schifo a vita. Ma che problemi hanno? Come regalare malattie alla gente? È fantastico. Una volta mi volevano commissionare un disegno con Hitler che lo succhiava al Papa e ho detto tutto, ovviamente rifiutato. Ma no! Cocchisci te l'avrebbe subito preso per farsi un tatuaggio. Stare dalla mattina alla sera in giro per strada, sotto la pioggia del sole, per far contratti di donazione a gruppi come Save the Children, per 3 euro a contratto, però in cambio pagavano lo stipendio in viaggi, nel senso che una volta al mese ti mandavano a lavorare per 3 giorni in altre città italiane. Allora sì che conviene. Cosa? Cioè, lo stipendio è andare fuori per fare contratti e quindi lavorare. Sono confusa. Vabbè. Una volta ho scritto in un gruppo su Facebook che cercavo lavoro. Un tizio mi ha contattato offrendomi 50 euro per schiacciare degli insetti a peli nudi davanti a lui. Cosa? Non so se sia più trash o inquietante, un uomo mi chiese se volessi per 2 volte a settimana farmi guardare, toccare e baciare i piedi per 80 euro. Ciao, Pappe Fetish! Se avessi voluto di più, bastava solo o andare più volte da lui o fare cose strane con i piedi. Tuttora non ho ancora capito bene cosa intendesse, ma un'idea posso averla. Stelassa, è quello che pensi. Ho i brividi anche solo a ricordarlo. Penso valga come lavoro e non come proposta oscena, dato che a quanto pare era una cosa che poteva andare avanti per un po'. Certo, dovevi accettare! Avevo mandato un curriculum ad una fabbrica e al colloquio, non so il perché, sarà stato perché ero mezza rincoglionita, siccome avevo dormito di pomeriggio. Ad un certo punto il capo mi chiese: ma a lei piacerebbe? Intendeva come lavoro, ma lo capì dopo. E io, dato che prima di andare lì mi venne un'ansia assurda, pensando che fosse uno di quei capi maniaci, sentii proprio quella domanda e non so per quale motivo risposi: ma come si permette? È un colloquio di lavoro, non un interrogatorio alle prostitute. What? Mi guardò tutto imbarazzato e realizzando quello che avevo detto, dissi: oddio, mi scusi, non volevo, non nego che ero rossa come un pomodoro. Nel dubbio non l'ha assunta, ragazzi, non funziona. Solo perché ha detto che non era interessata. Se avesse detto: sì, mi piacerebbe tantissimo, che bel cazzo, era assunta. Perché in Italia funziona così. Bene, questo è tutto. Vi ricordo sempre hashtag DAL per aggiungere nuovi suggerimenti qua sotto nei commenti e di seguirmi su Instacazza Stefani trattino basso cosa per seguire appunto i nuovi DAL che vi ricordo anche in questa puntata. I DAL durano 24 ore, dopodiché quando esce il video non serve mandarmi su Instacazza il tema che è già nel video perché è già passato, capito? Dovete solo rispondere alle storie che durano 24 ore con i DAL di quel 24 ore. Questo è tutto e ci vediamo alla fine. Aia, butta, 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 butta. Cosa?